Buonasera amici della Mondo Futsal TV, siamo collegati qui dal Vito Fabiano di Sabotino, Emanuele Barsi ed Emanuele De Gonna per la 13ª giornata di calcio a 5. Si sfideranno oggi Real Stella contro Real Fondi. Inizia qui la sfida del Vito Fabiano. Bragagnolo sempre scambia corto con Chianese, il tocco, Bragagnolo conclude, Marrocco un po' in difficoltà qui, però non entra in rigore, adesso chiuso poi Riccardo, adesso Chianese può andare in contropiede, adesso lo Chianese, la finta, mette a sedere il tiro, il vantaggio subito da Real Stella con Bragagnolo, la sblocca lui, adesso ancora Barbierato, recupera però la sfera ancora in fondi con Don Giovanni. Capograssi trova bene sulla destra Barbierato che punta Vlata, sale sulla sinistra Capograssi, lo vede adesso, la conclusione esterno della rete, con Vinci, scambia buona per Barbierato, ottimo assist qui per Vinci che conclude, ci rientra sul destro Capograssi, questa è Bracatanese che può andare al tiro, la conclusione di punta e Marrocco devia in calcio d'angolo, lo scambio con Ciuffa, recupera però la sfera ancora il fondi con Curcio, la conclusione, pallone che termina a lato, ora nulla di fatto, quindi Capograssi lunga bene per Chianese che stoppa bene la palla, serve sulla destra Siracusa e Marrocco non si fa trovare impreparato sul primo palo, quindi Marrocco con le mani ancora pallone per Curcio, la mette dentro ancora Curcio, evita il peggio Capograssi, passaggio adesso un errore qui da parte di Capotosti, Chianese la fa sua con una spallata, Chianese di potenza il numero 6 va a raddoppiare per il Real, serve centralmente poi c'era sulla destra per Curcio, in area di rigore Curcio, Peppe travolto, ancora Curcio salva tutto, poi alto bello c'è Cardone, il fondi rimette sfera in gioco, adesso il lancio subito buono per Vlata e Tonini ancora il fondi con Vlata, lo scambio corto buono con Vlata, ancora Vlata, Tonini esce bene, ancora Vlata in area di rigore e c'è la rete del fondi che accorcia le distanze sempre con Vlata, numero 10 del fondi, passaggio tiro per Cerra, Tonini in tuffo sempre sulla sinistra il fondi, Cerra, Peppe, non si capiscono i due, ma ne va a approfittare Vinci che va in contropiede ed è il 3-1, è ancora un regalo però del fondi qui, la rincorsa da parte di Peppe contro Tonini, Peppe, Tonini si oppone, adesso può andare in contropiede subito Real, esce Marrocco, Vinci la tiene in campo, Vinci dentro Catanese, è ancora una grande azione da parte di Vinci, 4-1 Real allo scadere di questo primo tempo, parte Peppe e il palo di Peppe vicinissimo al 4-2, Capograssi, Siracusa, lo scambio è buono con Pardo, Siracusa sulla sinistra con la punta del piede e Marrocco respinge con i guantoni, Vinci adesso la perde però la sfera, ancora Curcio, il miracolo di Tonini, 4 del fondi, adesso passaggio dentro, ancora Vinci, Vinci la di rigore, Vinci con la punta e la gran parata da parte di Marrocco, chiuso da Pardo regolarmente, adesso sulla sinistra Catanese va fuori Marrocco e si mangia il gol, incredibile, rimane in gioco, la gira bene alto bello, quindi Pardo, conclusione di Pardo, il palo di Pardo, incredibile, quindi ancora il Real in possesso di palla con Chianese dentro e Marrocco ancora con il piede a negare la gioia del gol, chiuso poi Cerra che può andare in contropiede, Cerra c'è al centro solo Vlata, pallone dentro e incredibile, incredibile, il pallone deviato, si continua a giocare, quindi Vinci serve tiro, Barbierato che conclude, Marrocco ancora a dire di no, Curcio il passaggio per l'altro Giovanni, come la sfera Vinci, conclude ancora Barbierato sulla sinistra, Barbierato con la punta, spizza di destra, ancora Cerra, buona la giocata, Curcio in terreno di rigore, Curcio la tiene ancora in gioco, Curcio conclude il palo, alla fine c'è il gol del Fondi che va sul 5-3 che però viene annullato, Tonini l'alza male però qui, allora Capotosti posizione centrale, Capotosti, Tonini respinge la sfera, fine, spazza la sfera e finisce qui il match del Vito Fabiano, il Real piega il Fondi.